Gatti, non è come gli altri, sta diverso, tu me lo chiedi, c'è Mauro Caputi che lo presenta, sarebbe da se lo non credi, portiamo notizie dal Regno Unito, Francesco c'è pronta in Scozia e box, Paolo in Puglia ma birra in mano, vestito a metà di fallo smart work, con le vignette, bottiglie di stand e jeans, coordina tutti quanti, quindi apri in fretta e tubo, ascolta questa gabbia di matti. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare. Navi da combattimento in fiamme davanti ai bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio di fronte alle porte di Tennoise. Tutti questi momenti si perderanno nel tempo come lacrime nella pioggia. Tempo di morire. È tempo di tornare indietro a casa. Comandante, possiamo girare questa nave? Qua l'aperitivo, la birra, la machine. Ehi, comandante, Chamonix, giriamo? Che qua ci siamo abbondantemente stufati. Comandante? Allora? Oh? Cari amici di Lifestyle Made in Italy, ben ritrovati, nuovo TG, undicesima puntata. Allora, se ci avete seguito, avete scoperto che il nostro TG cambierà un pochino, non vi preoccupate, noi ci occuperemo sempre di quella che è la rubrica di cinema, infatti comunque anche oggi potrete trovare il film in omaggio, ok? Sempre su iCinema e sui link di Lifestyle Made in Italy. It. Ma cambiamo un po' argomento, perché inizieremo ad occuparci di sport, inizieremo ad occuparci di benessere e tanti gli ospiti, quindi restate con noi, anche perché noi ricominciamo e ricominciamo proprio così. Lasciamo la linea al primo ospite, vediamo chi è il primo ad entrare in questa nuova classifica, in questo nuovo mondo dei TG sportivi di Lifestyle Made in Italy. E chi non ricorda con un po' di nostalgia i meravigliosi anni 30 e artisti come Shirley Temple, detta Rachel Doro, la bimba prodigio, o Ginger Rogers e Fred Astaire, icone di Broadway, il sogno hollywoodiano. Noi oggi abbiamo l'onore di avere come ospite un ballerino di tip tap di fama internazionale che sta divulgando in tutto il mondo il suo stile tap fusion e che ci regalerà anche una breve lezione per avvicinarci un pochino al mondo della tap dance. Vi do un indizio, ha iniziato la sua carriera ballando con Lorella Cuccarini, ha lavorato con i più grandi artisti e coreografi come Ricky Martin, Franco Miseria, Brandon Garrison e tantissimi altri. Siete pronti? Ladies and gentlemen, Tony Buon Dancer! Too big.
sounds like baby powder. Baby elephant powder, that's what I call it. Un saluto a tutti gli amici di Lifestyle Made in Italy che ci stanno seguendo. Io sono Tony B e oggi vi parlerò della tap dance. Vi mostrerò anche qualche passino. A dopo. Eccoci qua, come promesso vi insegnerò qualche passino di tip tap, una piccola combo. Allora, intanto per farvi capire, io faccio inizio con due passi che si chiamano stamp, quindi faccio appoggiare tutto il piede, piegando le ginocchia, ok? Faccio un saltino per appoggiare la destra e la sinistra. Pam! Quindi, e uno, poi vado indietro e non suono col tallone ma suono con la mezza punta, quindi si chiama step, step, step. E uno, step, step, mai. E uno, step, step, e uno, step. E un step, step, quindi tre volte, faccio anche le spalle, e uno, step, 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 e dopo aggiungo altri quattro stamp, quindi stamp è quando io appoggio tutto il piede e la faccio andare in avanti, pa-pam, pa-pam, quindi per due volte di seguito, e un, ok? Quindi ricapitolando, e uno, due, tre, e uno, passo, passo, e uno, passo, passo, e uno, e due, passo, passo. Ok? Di spalle, e uno, passo, passo, e due, passo, passo, e tre, passo, passo, e due, passo, passo. Da qui io aggiungo una scivolata a destra, quindi slide. Slide, passo, passo, slide, passo, passo, quindi scivolo, la gamba sinistra viene vicino, passo, passo, scivolo, la gamba destra vicino, passo, passo, da qua giro e punta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ricapitolando da capo. E 1, passo, passo. E 2, passo, passo. E 3, passo, passo. Passo, passo. Scivolo. Step, step, scivolo. Step, step, scivolo. Step, step, scivolo. Punta. Ok? Lo faccio ancora una volta girato. Lento, e uno, passo, passo, e due, passo, passo, e tre, passo, passo, e due, passo, passo, scivolo, step, step, scivolo, step, step, scivolo, step, step, scivolo, punta. Come vedete io non ho messo le claquette, quindi le scarpe da tap, per farvi capire che si può anche fare in maniera soft il tap, quindi l'ultima volta ancora 6, 7, 8, e u, 2, 3, e u, 2, 3, e u, 2, 3, e u, e u, 2, ha, scivolo, step, step, scivolo, step, step, scivolo, step, step, scivolo, tac, punto. Spero che vi sia piaciuta questa piccola combinazione. E
per info, se volete imparare il TikTok potete sempre seguirmi e chiedermi delle informazioni sui miei social Tony Bondancer, Facebook e Instagram e YouTube. Grazie. Lo so, vi è piaciuto, scusate, ero preso anch'io da provare i passetti a casa, perché ragazzi, ballare è meraviglioso. Ta-ta, eh? Ah, sì, così. Lo so, riprendiamo, cioè è la vita. Ma continuiamo, ovviamente è giunto il momento del cinema. Nuovo film per voi cari amici di Lifestyle Made in Italy, ovviamente offerto da noi e da icinema.it. Il film di oggi è Profumo d'Algeri. Sei su tutti i giornali, sul Corriere c'è un'intera pagina con le tue foto. Karim, sono io, tua madre. Devo andare ad Algeri. Avevi giurato che non avresti più messo piede in Algeria per la tua famiglia. Cosa ti ha fatto cambiare idea? Mamma, Karim è tornata. Lascia che ti abbracci, fammi respirare il tuo profumo, figlia mia. Mi sentivo così in colpa per averti lasciato sola con mio padre. Papà, credi di poter comprare tutto, anche il silenzio. Tuo padre sta morendo, devi vederlo. Non sono tornata per mio padre e tu lo sai bene. Chi spara? Tutte le sere viviamo questo incubo. Io non sto con i terroristi e nemmeno con gli altri. Soffro per tutte le madri che li piangono. Ci sono cose che tu non sai, figlia mia. Tuo fratello è stato condannato a morte. Che cosa ti hanno fatto? Dov'è il Murad che conosco io? La guerra che combattiamo è guerra santa, jihad in nome di Allah. Allah è grande. L'Islam predica l'amore, predica la vita, non l'odio né la morte, Murad. Ma questo paese è come il nostro passato, ci perseguita. Puoi lasciare lui. Film italiano di genere drammatico del regista Rashid Benhaji con Monica Guerritore. Karima è una fotografa, è algerina fermata, che vive in Francia e ha chiuso ogni contatto da 20 anni con il proprio paese d'origine e la sua famiglia. Mentre festeggia l'ultimo successo, una telefonata della madre la richiama urgentemente a fare i conti con il passato. È un film che guarda al recente passato della guerra civile algerina per vederci i semi del presente. Uno sguardo drammatico sulla condizione femminile in Algeria, ma anche sulla forza delle donne che hanno preso parte alla protesta. E siamo tornati al momento della tanto attesa vignetta di Mario Bocchicchio, che a quanto pare, caro Mario, ti stai divertendo a prendere di mira. Noi redattori di Lifestyle Made in Italy, oggi è toccato a Paolo la vignetta. Esatto, si parla di sport, questo nuovo TG che parla ovviamente di tutto quello che è il mondo dello sport, però ovviamente la pallina, come per il calcio, come per gli altri sport, la pallina in questo caso è il famoso coronavirus che speriamo di scacciare via velocemente dal nostro mondo. Lo scacceremo? Chi lo sa? Virus, non virus? Che ne so? L'importante è noi continuiamo a trovare la normalità facendo attenzione, ok? Ringrazio tutti quanti gli ospiti, ringrazio Francesca, Paolo, Mario, tutti quanti della redazione di Lifestyle, Cinzia, della redazione di Lifestyle Made in Italy. Ci vediamo alla prossima puntata. Da Mauro Caputi è tutto, ciao, grazie! Sigla. Sì, NH sulla strumentale, questo è il beat. Questo è il beat dello smart worker, costretto in quarantena, quello che porta il pigiama. Da mattina a sera fai una call? No, il video non ce l'ho, e se poi mi sbaglio sbadiglio, è mia moglie.